Finale amaro per la Inteco Fanengo, un incontro condotto per gran parte del tempo, poi un ultimo quarto dove forse è mancata la benzina. Sì, forse è usato la parola giusta, la benzina, la cosiddetta benzina delle gambe, come i giornalisti anni 90 utilizzavano parecchio. Sai, veniamo da un periodo non facilissimo perché facciamo più parte degli allenamenti. Chiaramente non deve essere un alibi, ragazzi, non ho niente a riproverare, la responsabilità è mia. Il problema è che oggi si è visto negli ultimi 15 minuti che ci vediamo poco in settimana, stiamo poco insieme, non puoi improvvisare le cose. Mi spiace perché è una partita che non si doveva perdere. Mi spiace per i ragazzi perché comunque hanno dato tutto, però sai, quando arrivi senza ossigeno nella soffitta è veramente difficile. Come cambiano adesso le prospettive in vista del finale di campionato? Le prospettive? Cercheremo di rialzarci già da venerdì prossimo, dove affrontiamo una squadra che cerca punti salvezza. E quindi non sarà assolutamente facile. Io mi trovo adesso in un momento non semplicissimo perché noto che alcune cose si risultano essere molto molto difficili. Vediamo cosa succederà in settimana, vediamo cosa esce dai ragazzi, vediamo se riusciamo a ricreare quell'entusiasmo che ci ha aiutato nell'inizio di stagione.